Oh, buongiorno e bentornati, secchi di merda. Avete visto il video della gara settimana scorsa e ora vi beccate il video dello sgarro fantastico, fenomenale in questi ultimi due giorni qua a Manchester. Col campione di fitness model. Hello. Direi che partiamo con una bella pizza da Papa John's. Abbiamo preso una double peperoni che ci smezziamo in due perché siamo comunque poveri per aver pagato tutte queste gare. La pizza 22 euro. Quindi direi che non partiamo benissimo. Però non vedo l'ora di mangiarla, ragazzi. Oggi e domani ci distruggiamo, abbandoniamo il bel fisico. Let's go. Ragazzi, ancora non mi sembra vero. Ho in mano una pizza dopo mesi che non la vedevo. Il profumo è fantastico. Adesso la mangiamo mentre andiamo a comprare le ciambelle. Meglio di così, ragazzi, non si può. Adesso andiamo anche ad aprirla. Cos'è quella roba? Porca miseria, che bella. Mamma mia. Ragazzi, buon appetito. Com'è? Mamma mia. Ok, vale i soldi spesi. Vale? Sarà che è la prima pizza dopo mesi. Vale comunque. Ok, stavamo andando a prendere le ciambelle e abbiamo trovato un Apple Watch relativamente nuovo per terra, quindi abbiamo provato a chiamare i numeri di emergenza, non rispondono. Guarda, adesso qua stiamo andando a prendere le ciambelle e lo lasciamo alla stazione di polizia che è proprio qua dietro l'angolo. Io volevo solo le ciambelle, ragazzi. Eccoci qua, let's go! Ragazzi, Max è tornato perché doveva aiutare Dennis a salire sul palco. Ci siamo presi 6 ciambelle e mezzo litro di succo d'arancia perché sennò non riesco più ad andare avanti. Diamole. Ma te sei pazzo? Vi faccio vedere un po' i gusti che ho scelto. Ho preso questa qua in alto che è ripiena di mela, questa è ripiena di arancia e cioccolato. Questa è lampone e cioccolato bianco, questa è cheesecake alla fragola, lotus e oreo. Cioè, te le ricordi a memoria? Assolutamente sì. Gusti che io non avrei mai scelto. Da cosa partiamo? Dal cioccolato. Sì. Partiamo da questa qua, arancia e cioccolato, ragazzi. Pezzettini di cioccolato anche sotto. Ma le mangi tutte? Yeah. Ragazzi, 10.000 like, collaborazione con Thomas Hungry. Vamos, 3, 2, 1. Di cosa stiamo parlando? Cos'è questa? Arancia? Arancia. Un po'. Io non amo il dolce. Fantastica. Eccola. Senti che buona. Aspetta. Cameraman, che gusto scegliamo ora? Oreo. Oreo. Andiamo con quella blu. Let's go. Ragazzi, questo l'ho scelta solo per il colore. Non per altro. È ripiena. Buona. Non capisco cosa ci sia dentro, ma accompagnato da un po' di aranciata andiamo col terzo pezzettino, ragazzi. Io proporrei questo cioccolato bianco e lampone. Guarda qua che bella. 3, 2. Vabbè, questa è buona solo a vederla. È ripiena di cioccolato. Sporco. Che bello. Ragazzi, è passata qualche oretta dall'ultima clip. Noi dopo le prime 3 ciambelle siamo entrati in teatro a vedere Danny Scalla gareggiare, che anche lui si è portato a casa un bel terzo posto ai mondiali, quindi l'Italia oggi ha spaccato. Siamo arrivati in hotel, ci siamo lavati, avete visto, non ho più la skin, e adesso andiamo con queste altre 3 ciambelle prima di uscire a cena. Allora, ragazzi, ci rimangono cheesecake, lotus e mela. Fidanzata, cosa facciamo? Ma cos'è lotus? Assaggia. Senti quanto è buono il lotus. Quanto è buono. Sono i biscottini che hai in hotel mio papà, mi sa. Ecco. Non sapevo se ne amassero così. Vai. Andiamo con la ciambella. Aspetta. Al lotus. Guardate qua quanto è bella. Possiamo andare? Mm.
Nel frattempo ti sta venendo la panza. Non è un problema. Guardate quanto è ripieno, ragazzi. Cioè, penso... Perché non ci sono in Italia? Davvero? Steven Basalari, se vedessi questo video, apri qualche negozio in Italia di questi, per favore. Ragazzi, la fidanzata ha deciso. Penultima ciambella, proviamo questa qua che dovrebbe essere ripiena di mele. Oh, ragazzi, sono una più buona dell'altra. Eccola qua, guardate quanto è bella, ragazzi. Sopra c'è la vaniglia e crumble di biscotto all'interno mela. Ultima posizione, ragazzi, secondo me è quella all'Oreo, ma non perché facesse schifo, ma perché sono eccessivamente buone le altre. 3, 2, 1. Guarda il ripieno di mela. Mamma mia. Fantastiche. Spettacolari. Strepitose. Stratosferiche. Fotoniche. Micidiali. Buonissime. E ragazzi, prima di uscire a cena con la nazionale, cosa fai? Non te lo fai un aperitivo con l'ultima ciambella rimasta? Assolutamente sì, quindi andiamo con cheesecake e lampone, fragola, non fa niente. Noi andiamo subito ad azzannarla. Tra l'altro questa è una di quelle di cui ero più curioso. Guardate quanto è bella, ragazzi. Sono una più bella delle altre. Grazie. 3, 2, 1. Non ve lo dico neanche che è buona, perché sarei ripetitivo, ma... Cavolo, sono davvero buone. Magari le mettessero tipo in... al Mac o in pasticceria, al bar. Ragazzi, microfono alternativo. Siamo venuti per cena al Five Guys, qua in Piccadilly. Aspettiamo gli altri ragazzi della nazionale e direi che si mangia pure qua. Ragazzi, il panino è arrivato, ovviamente ho preso quello che costava di più, nonché il più grande che c'era. E tra l'altro, ragazzi, queste bevandine qua, ho preso il fius tea e c'è la fragola, c'è il lampone, la vaniglia. Infatti adesso svuoto questo e vado a riempirlo, mi faccio tutti quanti i gusti a costo di passare la notte sul water a far pipì. Il 75% dei ketchup del mondo è sostituito con un colpo di mela. Ragazzi, non avevamo ancora lo stomaco pieno, quindi un bel milkshake a resistere. Ragazzi, cena finita, siamo tornati in hotel, ho trovato un negozietto della Monster Ultra Rosa, non ho mai provato, ce l'ho a casa, ma è ancora chiusa, quindi adesso arriviamo in camera. Siamo arrivati in camera, la proviamo, la pancia piena, mi sono comprato anche 6 Reese's. I butter cups, quelli classici, visto che costano pochissimo qui e non mi spendono come in Italia. Quindi abbiamo anche il prenanna, basta la pancia piena. E adesso andiamo sul trono in bagno. Sono circa le 11:30, mezzanotte, e direi che faccio questo piccolo prenanna. Oggi è andata così, non è che non abbiamo mangiato tanto, abbiamo mangiato. Domani andremo a farci un bel brunch, ho promesso Marti. Dopo riguardo un attimo i posti dove possiamo andare. Ci facciamo, se troviamo, gli Oreo fritti e sicuramente se Taco Bell è aperto passiamo anche da lì. Poi forse ci becchiamo col capo di My Protein con Gian, che avete già visto sul canale. E poi niente, ragazzi, domani sera si torna e si parte per un'altra avventura. Con la mamma e il papà, ovviamente sponsorizzati da loro sto giro. E mi raccomando, se non avete mai mangiato i Reese's, siete delle persone strane. Io non le ho mai mangiate. Ricordatevi la cartina intorno, perché questa spesso finisce in bocca. Buoni? E a proposito di Reese's, ragazzi, l'ultima volta che sono stato qui a Manchester con My Protein, ho riempito la valigia anche di questi, quindi a casa ce ne sono un bel po' che mi aspettano. Mamma, che buoni. Ehi piccolini, buongiorno. Noi ci siamo svegliati tardi perché avevo bisogno di riposare e anche Marti, poverina, che mi corre dietro tutte quante le volte.
Partiamo con questa leggerissima colazione con 4 Reese's Peanut Butter Cups e la Monster che ho comprato ieri sera, perché ho trovato un localino fantastico dove poter andare a fare un bel brunch insieme a Marti, quindi ci ricarichiamo le pile con questo e iniziamo già a uscire. Ok ragazzi, questa Monster non l'ho mai assaggiata, ultra rosà con l'accento sull'A, non so che gusto sia, strawberries c'è scritto, quindi fragole qualcosa, limonata, fragola. Andiamo a provarla. Fa cagare. Veramente? Sì, vuoi assaggiare? Sì. Ragazzi, ultra rosà bocciata, bocciatissima. No, a me non dispiace. A me non piace per niente. Oddio, sa di... retrogusto di fragole, però non mi piace per nulla. No, mi ricorda un'altra bevanda. Secondo me non è per niente morbido. A me non dispiace, poi è rosa, è bella. Oh, siamo finalmente arrivati in questo localino. Ragazzi, ci siamo presi una classica colazione inglese salata. Però sul menù c'erano un sacco di cose super buone, a parer mio, anche dolci. Quindi, se mi viene ancora fame dopo tutto questo, ben di Dio, passiamo anche al dolce. Ragazzi, come al solito, spazzolato tutto quanto. Marti ancora un po' indietro, ma io direi di andare avanti e chiedere ancora il menù, perché al dolce voglio provarlo. Ok, ragazzi, di cosa stiamo parlando? French toast, io mi aspettavo una fettina di pan carré con sopra un po' di cose. Mi è arrivata una torta gigante che non esiterò a buttar giù tutta in un colpo. È fantastico, ho preso mele e cannella, gelato penso sia la vaniglia. Mi spiace che non vi faccio vedere che li mangio, ma li sto effettivamente mangiando, ragazzi, anche perché sono con Marti e voglio godermi la meritata vacanza con lei. Però fantastico, fantastico, fantastico. Mamma mia, e ora ce lo copiamo tutto. Speriamo sia buono. Andiamo. Ho già fatto un danno e ti ho fatto cadere un po' di robe. Com'è? Avevi ragione. Allora ragazzi, avete visto quello che abbiamo mangiato stamattina? Io volevo andare a cercare altri posti, ma il tempo non condivide le mie idee. Però d'altronde si sa, l'Inghilterra è un po' anche questo, dal sole dopo un attimo può saltare fuori il temporale. E così è stato, anche perché sul meteo ragazzi, chiamava sole tutto il giorno. Però vabbè, dall'Inghilterra appunto, come appena detto, non possiamo aspettarci altrimenti. Quindi adesso vediamo, ci incamminiamo verso la stazione. Se troviamo qualche altro negozietto vedo di scavallare una mosterina che non ho mai provato e la proviamo insieme. Cibo non lo so, magari troviamo qualcosa in aeroporto di figo. E dai ragazzi, andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere. Ragazzi, stiamo andando verso la stazione dei pullman volanti, nonché l'aeroporto. Abbiamo trovato un negozietto, ne abbiamo prese due. Abbiamo preso quella gialla, Juiced, quindi penso sia il succo. E abbiamo preso questa che ero curioso di provare, quindi andiamo a provarla. Tra l'altro in Inghilterra non costano assolutamente niente, ne sono prese due, ho pagato 2,50€ in tutto. Psss, clac. Il profumo sembra Coca-Cola. Sa di Coca-Cola? Penso sia Coca-Cola. Sì, approvata. Rispetto a quella rosa, questa approvatissima. Ragazzi, siamo appena arrivati col treno in aeroporto e visto che in aeroporto ci sono gli studi di MyProtein, il capo è venuto a prenderci, ci fa fare un giro, visto che io sono stato qua il mese scorso, già l'avete visto, però Marti non era ancora stato in zona. Siamo arrivati e c'è la nuova collezione di MyProtein, che ovviamente potete acquistare sul sito passando dal link qua sotto in descrizione, se no non ci guadagno niente, col codice sconto Filippo. Tra l'altro, non so quando vedrete questo video, però ogni settimana gli sconti cambiano. Devo farvi vedere queste magliettine, ragazzi. Scusa, girati. È quella che ho addosso. Sono fantastiche. Ve la prendete di una taglia in più, così avete la vostra oversize, pump cover fantastica. E vi dirò di più, se siete ragazzo, se siete ragazzi dei gusti particolari come me, c'è questo fantastico body che potete utilizzare quando avete gambe, per esempio, quando fate squat, ragazzi. Avete un sederino da paura. Noi adesso andiamo a berci un caffettino. Appena usciti dagli studi MyProtein avete visto anche la nuova collezione, quella è fighissima, tra l'altro quella che indosso io, ma già ve l'ho detto. Quindi andiamo con un'altra Monster, questa è Juiced, quindi non dovrebbe essere frizzante e non è neanche zero, quindi andiamo. Sono qui in mezzo. La gente mi guarda, ma non sai che sto facendo business. Psst, psst.
Clack! Non è un voto 10, non fa neanche schifo. Sì, la berrei ancora, quindi questa provata, ragazzi. Noi ci avviciniamo al gate, intanto la finisco tutta. Ragazzi, io e Marti siamo atterrati, adesso abbiamo preso la macchina, siamo fermati in autogrill e ci facciamo questa piccola focaccia col prosciutto crudo, la mozzarella e un po' di rucola, perché abbiamo 12 ore di macchina e non possiamo addormentarci. Ok ragazzi, ho tolto l'audio semplicemente per il fatto perché in autogrill c'era una musica a palla e visto che con YouTube riesco a guadagnare all'incirca 5 euro al mese, preferisco togliere l'audio e fare un bellissimo voiceover. Comunque, secondo autogrill, 5 di mattina e via di brioche. Cos'è che portiamo, cameraman? Stacchio. Ragazzi, non mangio queste cose da mesi, anche se ho mangiato un sacco di ciambelle ieri. Adesso mi gusto la colazione e poi si riparte. E adesso possiamo finalmente andare con un bel po' di Nutella, ragazzi. Ragazzi, dopo 10 ore di macchina siamo arrivati a Polignano a Mare. Direi che con questo gin tonic, il secondo gin del 2023, il primo lo bevi a marzo con il Saint Screamer. Direi questo super cheat day, due day post-gara si può concludere qua. E dire ragazzi, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete iscrivervi, commentate, condividete il video con chiunque. Passate anche da Instagram, @FilippoSoa, perché sennò vi perdete qualsiasi aggiornamento. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Ah.